Modena batte Imoco Volley Conegliano al Palaverde 3-2. Una gara che l'Imoco immaginava e avrebbe voluto veramente diversa, ma che ha visto ancora una volta Modena essere corsara al Palaverde, strappando una vittoria al tie-break dopo aver legittimato la prova nei primi due parziali. Cessione e flessione nel terzo e soprattutto quarto set, che ha permesso a Conegliano di rientrare in partita e portare la compagine di Gaspari all'ultimo respiro. Due squadre che venivano da due precedenti 3-2 e due sestetti che avevano la voglia di confermarsi nel loro campionato. L'Imoco in vetta e Modena tra il quarto e il quinto posto. Nei primi due parziali Montano ha fatto il bello e il cattivo tempo, trascinando Modena al meritato vantaggio per 2-0. Poi la spia si è accesa in casa Conegliano con un terzo set entusiasmante e concluso 25-15. Il quarto set è senza storia per Modena, che manda in panca prima Montano, poi Bosetti e Ferretti a riposare. Finisce 15-9 e spalanca il tie-break alle rinate coneglianesi, che poi, in dirittura d'arrivo, combinano qualche guaio e offrono a Modena la possibilità di vincere al Palaverde, dove vincono in pochi, per la gioia dei sostenitori ospiti e dello stesso Marco Gaspari, cosciente di meritare un quarto o quinto posto in classifica, da migliorare però ancora. No, siamo contente. Mi dispiace per i due set di mezzo, per il terzo e il quarto, perché abbiamo mollato un po' troppo, però sono contenta di questa reazione, quindi brave noi. Personalmente sì, ma penso che piaccia a tutti, perché da avversarie comunque si sente il calore, è bello giocare, che sia tifo contro, cosa, ma c'è tifo ed è meraviglioso.